puoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato. Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria, a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Ciodiano Calzature, vieni a trovarci nelle sedi di Roccella e Siderno. Simply Monasterace, un supermercato vicino a casa per la spesa di ogni giorno. Un reparto gastronomia super assortito con salumi e formaggi tipici locali. Nuovo reparto ortofrutta e baguette calde per tutto il giorno. Tra le offerte del periodo trovi... simpatia al tuo servizio. All'esterno ampio parcheggio riservato. Simply Monasterace, via Nazionale 110, Monasterace Marina. Semplice la vita. Grandi Magazzini Europa 2000 della famiglia Bonfà. Da più di 50 anni si occupa di arredamento, prodotti per la casa, materiale elettrico, lampadari ed elettrodomestici con il grande marchio Expert. Nella struttura di oltre 3.000 metri quadri, un unico grande negozio, Casa Chic, dove puoi trovare le migliori aziende di arredamento, ovviamente sempre tutto garantito dal nostro slogan qualità al miglior prezzo. L'esperienza maturata nel corso di due generazioni di mobilieri ha permesso di sviluppare un'elevata professionalità, oltre mezzo secolo di esperienza al servizio del cliente. Da noi puoi trovare un'ampia scelta per ogni soluzione, in stile o in design, il tutto ai prezzi più convenienti per il cliente. Bonfà significa la qualità al miglior prezzo. Grandi Magazzini Europa 2000 a Bianco. Arredamento completo, consistente in cucina completa, parete attrezzata, camera matrimoniale completa, divano a tre posti, al prezzo di 2.990 euro. Dalle alture del Pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavologna Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole, gruppo Barbiero, a Cavologna Marina, in via Provinciale. Qui la qualità è di casa. Panino con Angus di prima scelta, Lilla 19, grigliate miste, Lilla 19, tagliate di carne, Lilla 19. Queste e tante altre specialità le troverai alla braceria paninoteca Lilla 19. Vasta scelta di panini e carne di primo taglio, vieni ad assaggiare anche la nostra birra artigianale. Lilla 19, ci trovi a Locri in via Giuseppe Garibaldi numero 161. Lilla 19, il massimo del piacere con il massimo del gusto.
Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Adesso puoi portare Telemia sempre con te, con la nuova app. Scarica da Play Store e App Store e con un semplice clic entrerai nel mondo di Telemia. Con il nostro live streaming, tutti i programmi on demand e le ultime news ovunque vorrai. Scarica l'app, Telemia è sempre con te. Ben ritrovati a tutti, rassegna stampa di Telemia in diretta per aprire una nuova settimana di informazione. È lunedì 4 marzo, la politica che domina in apertura, le primarie del Partito Democratico. Zingaretti, nuovo segretario del Partito Democratico, faremo il punto del voto anche in Calabria, ma soprattutto come al solito il lunedì grande spazio ai temi prettamente calcistici. È stato un weekend con diverse sfide importanti e crisi per il Locri e per il Roccella che rischiano la retrocessione. Pesante la sconfitta del Locri ieri al Comunale 4-1, le dichiarazioni a caldo del presidente Modafferi e soprattutto quelli dell'allenatore che sono scagliati con l'arbitraggio, e soprattutto ci occuperemo anche di quelli che sono gli altri temi del giorno con tanta cronaca giudiziaria e ancora una volta la politica regionale. Ma andiamo ad occuparci di prime pagine, iniziamo con la apertura di Gazzetta del Sud, vedete, tutta dedicata alle primarie del PD, Zingaretti segretario, votanti 1,8 milioni di persone, al governatore del Lazio circa il 70% dei consensi. Soddisfazione per l'affluenza, possibile un'alternativa all'esecutivo giallo-verde. E poi altre tre notizie nel taglio alto, vedete, Regione Calabria, parità di genere, tutti gli ostacoli in vista delle urne, qui l'aula del Consiglio regionale della Calabria a Palazzo Campanella. Andiamo subito nel Crotonese, crolla il soffitto a Cerò dopo la messa, paura in chiesa, danni nella parrocchia di San Cataldo. E ancora Melito, i temi della sanità in primo piano, all'ospedale Tiberio Evoli, dottoressa picchiata in corsia, schiaffi in faccia e calci all'addome dalla parente di una ricoverata. Approfondiremo questa notizia tra le più importanti tra poco a pagina 17. C'è tanto sport, come dicevamo il lunedì, ma prima le notizie di spalla con la messa a Terme, arbitro aggredito durante la partita dei giovanissimi, l'increscioso episodio durante il match Lamezia, Chianello, Paola. A Vibo Valencia invece fondi comunitari e didattica, le scuole arrancano, dirigenti di tutta la Calabria a confronto al liceo Morelli sui PON. E lo dicevamo per il calcio, Juventus sul lotto volante tricolore, ipoteca dunque lo scudetto la formazione bianconera che ieri sera ha vinto a Napoli 2-1, vittoria dunque vantaggio a più 16. Avanti tutta dunque per la Juventus che adesso si concentra al ritorno di Champions League della settimana prossima. Ma andiamo ad occuparci adesso di altre notizie con il nostro portale. Non è pervenuta ancora l'edizione del Quotidiano del Sud, attenderemo nel corso della nostra diretta di averlo nel nostro nella nostra edicola digitale di oggi, di inizio settimana. Nel frattempo parliamo di calcio, dicevamo le dichiarazioni del dopogara all'Locri ieri dopo la presente sconfitta, la presidente Modafferi minaccia il ritiro della squadra dal campionato. E poi in bacheca, vedete, distrutta statua della Madonna nel Catanzarese, vandali in azione a Ginzeria, dunque nel Catanzarese persone non identificate dunque hanno distrutto una statua della Madonna. Primarie PD per Zingaretti e un trionfo anche in Calabria, a Siderno invece risultati primari e trionfa Zingaretti con la lista Piazza Grande. In alto
altre sezioni nel comprensorio, soprattutto nei piccoli comuni, pochissimi i votanti. Per quanto riguarda la controcopertina ospedale di Locri nel paese di Ponzio Pilato, ancora i temi che riguardano il nascocomio locrese dopo la trasmissione di qualche settimana fa delle Iene. Poi c'è l'ultima battuta con tanto sport e ancora, sempre per quanto riguarda il nostro portale, volley serie 2 femminile, un buon soverato liquida in 3-7, Marignano. Proseguiamo, il Catanzaro battuto a Bisceglia, Mara la trasferta in Puglia per il Catanzaro di Gaetano Auteri, non perdeva da oltre un mese il Catanzaro, matura una sconfitta pesante per le Aquile 1-0 di misura grazie alla rete decisiva di Triarico. Distrutta statua della Madonna nel Catanzarese, lo dicevamo, domina questa notizia nel nostro portale. Poi ancora la politica con le primarie del PD e i temi dell'attualità, sindacati, lo sgombero del ghetto di San Ferdinando, salvaguardi la sicurezza delle persone, personaggi, Argentina, morto Franco Macri, padre del presidente Maurizio e di origini calabrese. Poi ancora, vedete, si parla di primarie e la cronaca ancora con tantissime notizie per quanto riguarda il nostro sito. Attendiamo aggiornamenti per possibili notizie dell'ultima ora, visto che siamo in diretta e questa è la prima pagina di informazione che stabilmente vi offre Telemia ogni mattina con la nostra edicola digitale. Conteremo di avere il quotidiano nel corso della nostra rassegna stampa in diretta. Per il momento ancora non presente nella nostra edicola digitale, ma nel frattempo andiamo ad occuparci di prima parte, perché ci andiamo subito ad occupare di temi che riguardano la politica, le primarie del Partito Democratico. Il PD è vivo e in corona Zingaretti, dunque vittoria per il governatore della Lazio, la vittoria della democrazia grazie all'Italia che non si piega a un governo pericoloso. Liste e partito, i dossier sul tavolo. E poi ancora per i temi tutti calabresi, spostiamo la nostra attenzione nelle pagine regionali Calabria per quanto riguarda le notizie più importanti di questo inizio settimana. Tutte le insidie verso la parità di genere, iniziamo ad occuparci di politica regionale. Il 12 marzo arriva in Consiglio regionale la norma sulla doppia preferenza. Greco pronto a depositare a Palazzo Campanello un testo per modificare la legge elettorale. E ancora, nelle liste le donne dovranno avere la metà dei posti, ma si potrà esprimere solo un voto. Vedete qui Palazzo Campanella, la norma sulla doppia preferenza di genere è stata inserita all'ordine del giorno del Consiglio regionale in programma il 12 marzo. Qui Flora Sculco, esponente di Calabria in Rete, il presidente del Consiglio regionale della Calabria Nicola Irto, che guida il Consiglio regionale dal 2014. E qui il capogruppo Orlandino Greco del Movimento Oliverio presidente. Questa notizia invece di spalla, vedete, provvedimento atteso da anni. Andiamo avanti per occuparci di Oriolo, bloccata da una frana, riapre la provinciale 149, collega numerosi centri dell'Alto Ionio Cosentino da Monte Giordano a Oriolo, finisce pertanto l'isolamento per 6 comuni. Vedete qui la strada riaperta al traffico, ora si attendono i lavori di bitumatura. Andiamo ad occuparci ancora di Gazzetta, ancora di notizie importanti per quanto riguarda soprattutto l'interno, e ci occupiamo naturalmente di quelli che sono i temi di pagina 18. L'eparchia di Lungro, simbolo del moderno ecumenismo, e poi la nuova caserma delle Fiamme Gialle, iter ancora ferma a Paola. La provincia pronta a mobilitarsi, risulta vuota la scuola destinata a diventare la sede della Guardia di Finanza. Ecco in questa foto l'istituto Tarcisio Pisani, la scuola risulta vuota e tra l'altro abbandonata. Elezioni sempre più vicine, i partiti scaldano i motori per quanto riguarda la tornata elettorale di fine maggio. A Corigliano Rossano ci si prepara la grande sfida per la nascita del municipio unico. CC e Fratelli d'Italia pronti all'accordo, in campo Stasi, Promenzio e Fiorentino. Lucisano aderisce a Direzione Italia, temporeggiano Forza Italia, PD e Lega. Movimenti ancora incerti, ma intanto qualcosa inizia a muoversi. Fratelli d'Italia e il coraggio di cambiare, decisi a puntare su Graziano. Andiamo avanti, altre notizie per quanto riguarda Gazzetta. Fondi e didattica, le scuole arrancano. Un progetto su 4 risulta già concluso e certificato dagli istituti operanti in Calabria. Numeri non del tutto negativi in un paese che spende solo il 3% delle risorse
comunitari. Vedete il confronto qui in questa foto: dirigenti scolastici e docenti provenienti da tutte le regioni meridionali si sono incontrati a Vibo Valentia nell'auditorium del liceo classico Michele Morelli. Europa inflessibile sui tempi e procedure, questo è l'approfondimento. Eventuali ritardi determinano significative decurtazioni di risorse. Al sud troppi investimenti sul capitale umano a spese degli ambienti di studio. Per quanto riguarda ancora Gazzetta, voltiamo pagina e andiamo direttamente ad occuparci di pagina 20. Ciro Marina, lo anticipavamo nei titoli di apertura, crollo nella chiesa, il soffitto cede dopo la messa. Vedete qui calcinacci dal tetto. Le infiltrazioni d'acqua e lo stato d'abbandono della chiesa di San Cataldo mettono in serio pericolo l'antica struttura. Nessun ferito tra i fedeli che avevano assistito alla celebrazione eucaristica. I vigili del fuoco hanno provveduto comunque a transennare parte dell'ingresso. Quando nel primissimo pomeriggio di ieri la voce si è diffusa velocemente nella cittadina, più di qualcuno ha pensato ad uno scherzo di carnevale. Invece era tutto vero. Poco prima delle 12.30 un buco si è aperto all'improvviso in un angolo del soffitto della chiesa di San Cataldo, a ridosso di una delle due entrate laterali che si affacciano sulla centralissima piazza Diaz. Dal 30 agosto scorso è stata dichiarata inagibile pure la chiesa madre di Santa Maria. Continuiamo a un'altra notizia ancora da Crotone. Ugo Pugliese assicura: manterremo gli impegni con Sacal. Il sindaco di Crotone replica e soprattutto puntualizza. Il primo cittadino al fianco del primo cittadino si schiera intanto pure la consigliera Flora Sculco. E intanto, ma facciamo attenzione, dice ancora il sindaco di Crotone, la gestione dello scalo è stata demandata in tutto e per tutto alla società aeroportuale. Avanti, elezioni a Vibo, il Partito Democratico riparte dal centro-sinistra, tavolo di confronto aperto, ma a Idem manca ancora il candidato a sindaco. Perimetro delineato dai dirigenti alla ricerca di una difficile unità. Qui vedete i dirigenti del PD, Ceravolo e Cirillo, durante l'incontro con gli iscritti. Adesso ci occupiamo approfonditamente di calcio. Juventus, morso letale, lo scudetto è tuo. Dunque bel passo in avanti in classifica per i bianconeri di Allegri, che hanno espugnato il San Paolo ieri sera. Infatti la Juve piega il Napoli, il tricolore ora è veramente ad un passo. Le altre sfide, ma noi andiamo direttamente ad occuparci di quelle che sono le notizie per quanto riguarda le calabresi. Il Cosenza è reduce dalla vittoria allo Zaccheria di Foggia. Per quanto riguarda l'anticipo di venerdì, Cosenza 2 testa adesso da brividi per rientrare nel giro playoff. La squadra di Piero Braglia, dopo il capo di Foggia, proverà a rifarsi contro Brescia e Pescara. Sono due sfide senza dubbio importanti. Lo staff sanitario dovrà valutare le condizioni di Bittante ed Embalo, con la campolista possibile anche l'impiego dell'argentino Izzico. Per quanto riguarda il Crotone, ottimista con un Nalini in più nel motore, arriva da un buon pareggio a Padova, anche se è servito poco per la classifica. Un buon 0-0 con il Crotone, che ha giocato anche in 10. La sconfitta del Catanzaro, quella maturata a sorpresa ieri. Il Catanzaro si fa sorprendere dal Bisceglie, e questo è il titolo. Le Acole non riescono a reagire dopo la rete di Triarico al decimo della ripresa. Un vero peccato questa sconfitta, perché arriva nel momento più importante della stagione, dove la squadra si stava esprimendo bene. L'allenatore è deluso, non si è giocato a calcio, dice Auteri le interviste del dopogara. Il tecnico contesta il suo allontanamento e l'ostruzionismo degli avversari. Continua. Continuiamo ancora con Gazzetta del Sud, ancora con il calcio, ancora con le calabresi. Questa sera da non perdere, 20:45 il derby Regina Rende, derby da playoff. Si gioca dunque all'Oreste Granillo, l'attesa sfida tra le due calabresi. Drago deve riscattare due KO consecutivi, Modesto sogna il blitz da ex. Nel Regina in avanti, Bacillè, Baclet con Dubbia e Strambelli. Dunque Regina ridisegnata dall'allenatore Drago. Per quanto riguarda ancora le sfide di ieri, Vibonese che pareggia con la Virtus Francavilla, la Vibonese si salva sui titoli di coda. Al 90° l'allenatore Orlandi, la squadra non si è distinta, dice il tecnico della Vibonese. Tutto sommato comunque buono il pareggio. Siamo già alla Serie D, la Palmese brinda, la Villa mette la firma, vince 1-0
la squadra di mister Franceschini. Al 90esimo vittoria importante, dice il tecnico dei pianigiani, ragazzi fantastici. Simone Lavilla, abbiamo dimostrato grande carattere, risultato fondamentale. Vediamo le altre sfide, un brutto Locri si consegna al Marsala. Pagina 29, i siciliani passano con i gol di Prezzabile, Balistreri, Manfred e Tripoli, vana la rete di Bruzzese su calcio di rigore. L'allenatore, il liquore dell'Ocri, rigore del 2-0 è inesistente. Le interviste del dopogara, il tecnico e la presidente Modaffari attaccano l'arbitraggio ed è molto amareggiato il tecnico Pellicori. In colore dunque la prova dell'Ocri, anche se l'arbitraggio è stato veramente discutibile. Ancora per quanto riguarda lo sport, la Nocerina lascia Roccella in rimpianti, cade il Roccella di mister Passiatore a Nocera 2-0, deluso dal risultato, non dai ragazzi. Le interviste qui anche del dopogara, il tecnico calabrese Passiatore, risultato veramente deludente per il Roccella, ma il tecnico dunque elogia i suoi ugualmente, deluso solo dal risultato, ma ha tenuto bene il campo secondo l'allenatore il Roccella. Continuiamo ancora, qualche altro titolo importante all'interno per il campionato di eccellenza. Siderno e crisi nera, lo Scalea cala il Tris e rifiata in classifica. Angotti, Anzalone e Martinez, i corsari dunque, 3-0 pesante al Recite per questa ennesima sconfitta del Siderno. Sempre penultimo la squadra bianco-azzurra in classifica, una partita disastrosa per il team di Carabetta con Nani e Cossu, gli unici in evidenza, Barranca Rosso tra l'altro nel finale, finito in 10 la sfida dei padroni di casa. Per quanto riguarda invece ancora le altre sfide che si sono giocate ieri, il Cotronese fa riprendere De Volte dal Soriano, Gallo Show, il Cutro non si ferma più, stoppa l'ostico Bocale e punta la zona salvezza. Invece la Reggio Med ritorna al successo, Super Pellegrino doma il Sersale. Andiamo avanti, pagina ancora dedicata alle sfide di ieri, Vigor una vittoria per sognare, 2-1 della Vigor Lamezia contro lo Schiavonea per questa vittoria dei lametini. Ancora per quanto riguarda le sfide che si sono giocate nei vari campionati, riportati puntualmente da Gazzetta del Sud, il San Luca continua a volare in classifica, non conosce ostacoli la formazione di mister Panarello, 4-2 a Borgia, ha battuto un Borgia tutto cuore, il San Luca prepara ormai la festa per la vittoria del campionato. Salto di categoria matematico, se supererà alla prossima giornata il Filogaso e poi sarà festa a San Luca. La capolista cala il Trissi con Bruzzaniti, Carella e Romeo, ma passa a fare un autogol, rimettono il match in bilico prima del sigillo di Romero. Una bella partita, spettacolare quella di Borgia, vinta comunque dal San Luca. Bene anche il Gioiosa, fa un poker al rassegnato Aurora, segno Misogano, Iervase e De Volte, con una bella vittoria questa del Gioiosa che continua a volare in classifica dietro la capolista San Luca. Le sfide di prima categoria, Caologni e Fronte hanno pareggiato 2-2 e l'Atletico Maida ha battuto invece 1-0 il Bivongi Pazzano e il Badolato ha vinto 1-0 contro la Nova Valle. E sabato negli anticipi avevano vinto sia la Vallata del Torbido che il Monasterace. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie per Gazzetta, riproviamo a riaprire il quotidiano del Sud per vedere se è già in diffusione l'edizione di oggi del giornale, presente anche sul nostro portale. Lo facciamo rigorosamente in diretta per dare un'occhiata a quelle che sono le notizie più importanti della giornata. Andiamo all'edizione di Reggio Operazioni che stiamo facendo dunque in diretta per cercare di riaprire. Non c'è infatti il quotidiano del Sud, come vedete. Zingaretti comunque vince in Calabria, questo è il titolo che riserva il quotidiano, che intravediamo dunque sul nostro portale per quanto riguarda le primarie del Partito Democratico. Un approfondimento ci sarà oggi nel nostro OTG per quello che è stato il risultato in Calabria di Zingaretti, che ha sbancato dunque e ha superato gli altri due candidati e dunque il Partito Democratico ha il nuovo segretario, che è dunque Zingaretti. La rassegna stampa ritornerà puntualmente domani, sempre in diretta dallo studio centrale, vi ricordiamo alle 13.30 la nostra prima edizione del TG News. Vi ringraziamo per averci seguiti, a tutti voi una serena e felice giornata, arrivederci.
Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli scherzi. Dal 30 al 60%. Abbiamo incontrato molte persone nella nostra lunga esperienza. Erano industrial, contemporanee, classiche, shabby chic, moderne. Ma tu di che stile sei? Tu che ami la tua casa e vuoi un arredamento che abbia la tua personalità. È per questo che ti abbiamo chiesto di che stile sei. Arredo Casa, via Cusmano, a Locri. Arredo Casa è anche un'originale idea regalo. Arredo Casa, lo stile che vuoi. Conad Riace, prezzi bassi e fissi bloccati per tutto l'anno su 180 prodotti a marchio Conad. Reparto bio e alimenti senza glutine. Da noi trovi anche pane caldo appena sfornato. Nel reparto gastronomia trovi i migliori prodotti a chilometri zero. Un ampio reparto ortofrutta con ortaggi e frutta fresca locale e di qualità. Tra le offerte del periodo trovi... Se sei cliente Conad, grazie alla raccolta punti potrai scegliere tanti regali delle migliori marche e buoni spesa tutto l'anno. All'esterno, 1800 metri quadri di parcheggio. Conad Riace, via Nazionale 31, Riace Marina. Persone, oltre le cose. Officina Audino. Lavori fatti con grande accuratezza e precisione. L'officina è lieta di presentare a tutta la sua clientela il nuovo generatore di idrogeno, capace di farvi risparmiare carburante dal 30 al 50% e non solo, emissioni di CO2 pari quasi a zero, pensate, solo con l'uso dell'acqua distillata. Inoltre l'officina propone il servizio gomme nuove e seminuove con equilibratura e convergenza, tutto computerizzato. Altro servizio di cui disponiamo è il lavaggio. Officina Audino, strada provinciale a Cavologna Marina, l'auto dalla A alla Z. Centro Medico Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale, contrada Riposo, a Locri. La scienza medica al servizio del paziente. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo. Animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Locri e Reggio Calabria.
Nemos Group Onlus. Contattaci su Facebook o al numero 324-69-07728. Devi completare il tuo tetto? La scelta giusta è Raffaele Pezzano, installatore gronde. Inoltre, realizza strutture e coperture metalliche, lamierati e lavorati in rame, alluminio e acciaio inox. Raffaele Pezzano esegue piegature di lamierati fino a 6 metri senza giuntura. Tante squadre per realizzare un unico obiettivo, quello di soddisfare le esigenze del cliente. Raffaele Pezzano, da due generazioni, esperienza e qualità. Inoltre, si eseguono lavori con piattaforma aerea fino a 19 metri, anche a noleggio con operatore. Raffaele Pezzano. Dalle alture del Pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavolonia Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole, Gruppo Barbiero, a Cavolonia Marina, in via Provinciale. Qui la qualità è di casa.